La villa comunale, uno dei simboli di Taormina. In questi mesi sono stati fatti numerosi interventi, manutenzioni varie, ad onor del vero, insomma, qualcosa si è sicuramente fatto. Oggi in che condizioni la trovi tu, la villa comunale? Parlare del giardino pubblico o villa comunale come si intende, o parco Duca di Cesaro, non lo so come bisogna intenderlo dire. Certo è qualcosa di difficile. Sempre, dico sempre delle cose particolari. Io da ragazzino mi ricordo a Don Gaetano che ci frustava, aveva un frustino fatto, ricavato da un rametto di albero, eccetera, perché non voleva che nessuno entrasse nelle aiuole, eccetera. Diciamo, ecco, io ho fatto un piccolo excursus, eccetera, Diciamo eccetera. un Oggi, aneddoto simbolico. certo, oggi tutto questo non esiste più, basta andare al giardino pubblico e rendersi conto di come è ridotto il giardino pubblico. Io praticamente un plauso lo voglio fare all'assessore al ramo, però. Se da un lato gli faccio un plauso, dall'altro lato non glielo posso fare veramente perché non so se poi lui abbia controllato i lavori che si sono svolti, eccetera. Perché c'è una carenza nei lavori, è veramente non posso dire il termine, però a un certo punto non mi piace alla fine. Cioè, si dà un appalto di qua e di là, si impegna l'assessore, però poi alla fine perché non è andato per esempio a controllare alla fine i lavori che si sono fatti? Perché poi all'ultimo ci sono delle cose che sono talmente brutte proprio da girarsi la testa. Dico, io non voglio dire, altre cose già le ho detto per quanto riguarda i mattoni, che si sono messi dei mattoni che sono diversi da quelli che già esistono, preesistenti, eccetera. E poi l'altra volta, per esempio, mi facevo un giro, sul viale che guarda il mare, verso l'albergo Diodoro. Ma porca miseria, non ti trovo, a parte la differenza di altezze che c'è nei vari, nei, sì, in alcuni punti del muretto. Se il metro non ha 100 centimetri, io non lo so, però porca miseria, andare a fare una misurazione da un lato, poi la fai da un altro lato, insomma, non esiste, non è bella, non è bella. Poi alla fine. E uno di tante cose, per esempio, brutte o obbrobriose, sono le piante, i vari vasi che vengono messi su quel muretto. Ma arrivato a un certo punto, guardate, ci manca un pezzo per coordinare il pezzo sottostante con quello soprastante e ti mettono, per coordinare il tutto, che ti mettono un pezzo di plastica. Ma signore mio, ma stiamo scherzando? Quello è un giardino pubblico, come vogliamo dirlo, un parco Duca di Cesaro, eccetera, dove vanno centinaia, migliaia di persone l'anno e ti vanno a trovare una cosa del genere. Ma vi pare una cosa seria? Andate a vedere se dico una bugia. Poi fate un altro giro per vedere come sono ridotte, per esempio, le aiuole, eccetera. Diciamo, ecco, l'assessore da un lato si è impegnato, però dall'altro lato avrebbe bisogno di bastonare queste persone che hanno fatto queste cose. Senti, fare turismo significa anche tutelare e riscoprire i paesaggi e i sentieri naturalistici, paesaggistici di Taormina oggi non sono propriamente in ottime condizioni. E su questo te ne posso dare atto. Io sono uno di quelli che giro tantissimo, faccio footing, eccetera, vado sempre in giro per la città. E ti posso dire che tutto questo che stai dicendo è la pura e sincera verità. Basta andare a vedere, a scendere per esempio ancora per l'ennesima volta, nella discesa Madonna delle Grazie per rendersi conto, di come sono ancora le cose dopo. Oltre 10 anni, 10-15 anni, ancora c'è la strada che è interrotta. Un'altra strada interrotta è quella che da cimitero porta verso il mare. Signori miei, ma siamo ancora, siamo così. Allora, che tipo di turismo vogliamo? Ma neanche a piedi si può camminare. Le persone tantissime che girano non possono camminare. Senti, un telegramma al sindaco? No, no, non lo farei soltanto al sindaco del telegramma, io lo farei a tutta l'amministrazione. Amministrazione, dovete darvi verso
il cittadino, il paesano vuole risultati, vuole risultati, vuole vedervi lavorare. In conclusione, la tua ricetta per uscire dalla crisi? Bisogna parlare di meno e agire di più. Ci vogliono delle piccole infrastrutture a Taormina che non c'è bisogno di andare all'estero per andarle a vedere, basta farle. Sono cose piccole, ma bisogna farle. Quindi più lavoro e meno sprechi e meno parole. Grazie. Prego.